Hi. これからな。Ah, ma di questi tempi ci sono sempre più latitanti in circolazione. Sto facendo il possibile per rintracciarli, ma sono così tanti. A occhio sembri una persona capace. Se potessi occuparti di alcuni di loro, te ne sarei molto grato. Inutile dire che avrai una ricompensa. Che ne dici? Hai acciuffato qualche latitante? C'è dell'altro che ti interessa? Buona fortuna, là fuori. Ce l'hai fatta, vedo. L'atmosfera qui si è movimentata da quando sono arrivate le navi nere e hanno aperto il porto. Quindi, che cosa ci fai qui a Yokohama? No, ma pensa un po'. Anch'io sto cercando qualcuno. E non una persona qualunque, te l'assicuro. Io sono qui per far visita a Shoin Yoshida. L'avrai sentito nominare. È un grande maestro il cui sguardo è saldamente rivolto al futuro. Lui riesce a vedere fin dove potremmo arrivare tra un secolo e anche come arrivarci. In realtà siamo stati allievi dello stesso maestro. Ma ora lui ha degli studenti suoi. Dovresti conoscerlo. Dovrebbe già essere giù in città insieme ai suoi allievi. Sono un gruppo interessante, credimi. Ehi, non ti hanno mai insegnato a camminare dritto? Oh, grazie, signore. È stato gentile da parte sua. Mi chiamo Taka Murayama. Sono una geisha del distretto del piacere. Sarebbe meraviglioso se voi due voleste venire a farmi visita. No, ne saremmo veramente felici. Stavamo giusto pensando di dirigerci lì. Eh? Oh. Splendido tempismo. Arrivederci! Ottimo! Dunque, adesso seguimi. Ci meritiamo di festeggiare un po' nella parte più divertente della città. Forza, il distretto del piacere è ottimo per i pettegolezzi. Ne sentirai delle belle. E inoltre, hai visto passare quella donna, vero? Siete servitori del demone rosso. Il vostro compito è sbarazzarvi degli stranieri. Basta. Apri di nuovo quella bocca e per te saranno guai se... Tira una brutta aria da queste parti. Il demone rosso sta decisamente dando la caccia alla fazione anti-sciogunato. Ma cosa pensano di ottenere scatenando il panico? Eccoti, Sakamoto! Non resistere se ci tieni alla pelle! Sofia, lasciate perdere! Oh, che branco di barbara. Parola mia, ormai è impossibile ragionare con la gente di Dosa. Direi che è lì che siamo diretti. Mi sembra proprio il distretto del piacere. Ci siamo. Ah,
Che sia... Siete i samurai di cui mi ha parlato Taka. Vi stavamo aspettando. Sì, siamo noi. Da cosa l'hai capito? Mi ha detto che emanavate fascino e che i calzari di cuoio vi donavano. Vedendovi, non potevo sbagliare. Sei davvero molto perspicace. Diventerai un'ottima geisha. Mi chiamo Kichi. Kichi Saito. Lieta di darvi il benvenuto nel distretto del piacere. Oh... Quasi dimenticavo. Mentre siete qui, è vietato comportarsi in modo rozzo o sfoderare le armi. Dunque, ora se voleste seguirmi... Prego, di qua. Quindi questo è il distretto del piacere. Ci siamo, amico mio. Oh cielo, che posto. So che qui si vivono storie degne di essere ricordate. Il distretto è stato costruito solo dopo l'arrivo delle navi nere. Qui vengono clienti di ogni tipo. Vedetelo come un luogo in cui stranieri e samurai si mescolano in libertà. A proposito, lo sapevi che Taka è la nostra geisha di maggior successo? È molto raro che conceda udienza a qualcuno così in fretta. Voi due siete davvero molto fortunati. Prego, aspettate qui. Taka si unirà a voi a tempo debito. Ah. Ne volete ancora? No! Oh. Ti ringrazio, carissima. Che luogo incantevole. Non ti allieta essere qui? Scusate l'intrusione. Mi scuso per avervi fatto attendere. Prego... Lasciate che io vi assista. Oh, wow. Ma ho la sensazione che sia la vostra prima volta al distretto Miyazaki. Sbaglio? Sì. Questo luogo offre molti piaceri. Godeteveli e lasciatevi alle spalle il mondo reale. Ebbene, mi sembra di aver visto una persona che conosco entrando. Meglio che vada a farle un saluto. È proprio un gentiluomo a modo. Siete arrivati a Yokohama insieme? Ah, proprio come pensavo. Beh, la vostra amicizia sembra davvero solida. Posso chiedere cosa ti porta qui in città? Beh, non ne sono sicura, ma ho sentito delle voci riguardo a tale samurai a bordo della nave nera. Lavorando qui, vengo sempre a sapere molte cose. Ma prima di continuare, ho un piccolo favore da chiederti. Voglio che scatti delle fotografie del distretto del piacere con una di quelle belle macchine fotografiche. Dicono che le fotografie possono ritrarre l'essenza del reale. Beh, io voglio immortalare questo posto per chi verrà dopo.
Fammi questo favore e io ti parlerò di tale samurai a bordo della nave nera. Ah, quasi dimenticavo. Per la macchina fotografica devi andare allo studio fotografico. Sono certa che non mi deluderai. Sei tu. Non dirmi che te ne vuoi già andare. No, è stato un buco nell'acqua. Di solito qui la gente sa sempre qualcosa, ma stasera è stato inutile. E tu invece? Ti diverti? Ma sul serio? Sono stato via un attimo! Mi prendi in giro, vero? Comunque la mia serata non è stata un totale disastro. Ho scoperto di conoscere il proprietario della Nagaya qui vicino. Anche ai Ronin serve un posto in cui dormire, no? Andrò a prenderci una stanza. Vieni là più tardi, d'accordo? So too.
C'è qualcuno che ha fiducia nelle proprie abilità marziali? Tempismo eccelle. Siamo pronti? Comincio. Ecco un pegno della mia gratitudine. Il modo in cui hai affrontato il mio allievo facendogli perdere l'equilibrio è stato davvero notevole. Merita una bella lezione. Ehi, tu! Non sembri molto raccomandabile. Ho bisogno di qualcuno come te. Gonfia di botte un tizio al posto mio e io ti ricompenserò a dovere. Ti interessa? C'è questo pezzo di idiota che mi ha fregato dei soldi. L'ho visto gironzolare per quello spiazzo più avanti. Vai e pestalo per bene, d'accordo? Non te ne pentirai affatto. Ti ringrazio. Sapevo di poter contare su di te. Cavolo ci fai qui? Ehi, c'è stato un malinteso. Non è colpa mia, sono innocente, giuro. Infatti mi hai lasciato andare. Oh, forse avevi una ragione per non uccidermi. Beh, perché non ci alleiamo? Te lo giuro. Non te ne pentirai. Perfetto! Del resto, ormai siamo grandi amici. Andiamo! Thank you.
Quel miserabile non avrebbe mai potuto batterci. Comunque, è stato incredibile. Dove hai imparato a combattere così? Fammi sapere se arriva qualcosa di grosso. Arriverò subito. Puoi contarci. Aiutami! Grazie. Kokugo! Troppo facile. Benvenuto, sia da parte mia che dei cavalli.
Dannazione! Di tutti i cavalli da rubare, doveva essere proprio quello! Ehi, puoi aiutarmi? Qualcuno mi ha rubato il cavallo! È un cavallo bianco, con un manto splendido. Accidenti, avevo anche trovato a chi venderlo. Te ne prego, devi aiutarmi. Puoi riportarmelo, vero? Il ladro si è diretto verso il posto di blocco, ma non so dove sia di preciso. Se non ti sbrighi, lo venderanno. Ti prego, riporta. Oh, it's you.
Nemmeno sospettava il furto del cavallo. Com'è possibile essere così stupidi? Salve, avvicinati. Stavo per chiudere bottega per oggi, ma se ti interessa qualcosa, sono sempre a disposizione. Quello che vedi con il bel manto bianco è il mio acquisto più recente. Non è economico, ma ne vale la pena, te l'assicuro. Ti interessa? Che ne dici, allora? Hai deciso di aggiudicarti quello bianco? Sarà un eccellente destriero, te lo garantisco. Ah, ora capisco. Mi sembrava strano, una persona del genere con un cavallo così bello. Lascia perdere il pagamento e riportalo al suo proprietario. So bene quanto sia impegnativo allevare un cavallo così tanto straordinario. Sono in debito. Tieni, prendi questi finimenti speciali. Staranno bene sul tuo cavallo, te lo assicuro.